Per noi la campagna elettorale continua. Noi abbiamo avuto un tempo molto breve per spiegare alla pubblica opinione la nostra posizione e credo che oggettivamente la pubblica opinione sia rimasta disorientata. Ora io non vorrei che noi, UDC, cadessimo nell'errore di ritenere che la vittoria spieghi le ragioni della scelta. Noi non abbiamo fatto questa scelta per vincere, abbiamo fatto questa scelta perché abbiamo dovuto prendere atto che le condizioni di agibilità politica in quella che era stata la precedente coalizione non c'erano più. Ripeto, non siamo una forza di centrosinistra, siamo una forza autonoma che si fonda sulla propria identità, non sul rapporto che ha con gli altri, e intendiamo riprendere questo dialogo e questo rapporto con la pubblica opinione. La spiegazione di quello che abbiamo fatto continuerà nelle prossime settimane. Giuseppe De Mita, commissario regionale dell'UDC, lei è anche coordinatore nazionale, insomma il partito in Campania non va oltre i De Mita. Non mi sembra che la si possa ridurre a una questione di famiglia, oggettivamente. Era accettabile 5 anni fa, potevo capire tutto. Non credo che la si possa ridurre oggi così. Sarebbe una falsa visione, soprattutto per quelli che ci sostengono, non per quello che posso pensare io. Io svolgo questo ruolo, mi è stato chiesto di svolgere questo ruolo, con una funzione molto precisa, quella di operare un radicale e profondo rinnovamento del partito in Campania. Svolgerò questa funzione per un tempo limitatissimo, funzionale a ricostruire il partito sul territorio e a legittimare organismi dirigenti democraticamente eletti. Credo che il problema in Campania non sia stato De Mita o i De Mita. Il problema dell'UDC in Campania è stato un partito affossato dagli assessori che facevano politica per fare gli assessori, che ritenevano che le questioni di visibilità concludessero tutte le vicende legate all'identità di un partito. Noi vogliamo andare su un terreno completamente diverso e nuovo. Un partito è quello che raccorda la pubblica opinione, condensa gli interessi della pubblica opinione e li esprime dentro le istituzioni. Per fare questo non c'è bisogno di assessorati, per fare questo c'è bisogno di idee e noi tireremo fuori una classe dirigente nuova. Ha già un calendario? Ci saranno congressi, commissariamenti? No, non ci saranno commissariamenti. Abbiamo un calendario di iniziative. Domani siamo a Benevento. Nelle prossime 2 settimane faremo un'iniziativa a Napoli. Se ci riusciamo, i primi di agosto faremo un'iniziativa in provincia di Avellino. Avremo un fitto calendario di incontri come se fossimo in campagna elettorale, all'esito dei quali democraticamente eleggeremo i nuovi gruppi dirigenti.